Finalmente è uscito il sole a Milano dopo due giorni di tempesta, quale migliore occasione per provare i nuovi occhiali da sole Gentle Monster, anzi realizzati in collaborazione ovviamente con Huawei, sto parlando degli eyewear di seconda generazione, che strizzano l'occhio al mondo dell'audio. Ma se poi dobbiamo parlare veramente d'audio, ecco, ci sono anche le FreeBuds Studio, le prime over ear di casa Huawei, che alzano decisamente il tiro in tutti i sensi per quanto riguarda il mondo delle cuffie rispetto alle FreeBuds più piccoline. Ecco, anche la cancellazione del rumore è tutt'altra storia. Vediamo come sono fatte. Spero di non urlare, in realtà la cosa bella di questo video è che lo sto facendo con la musica di sottofondo, perché ho ovviamente effettuato il pairing molto semplice tramite l'applicazione AI Life, si fa in un attimo, c'è il chip NFC. Questi Gentle Monster di seconda generazione sono davvero una bomba, mi sono piaciuti tantissimo in questa prima prova perché, e sorrido perché sto ascoltando la musica, riesco a sentire tutto quello che c'è intorno a me e ho una percezione dell'audio davvero davvero buona, sicuramente migliore rispetto alla prima generazione, perché ecco, cambia non soltanto il design. In questo caso ho un modello con, vedete, le lenti che sono particolarmente grandi, ma c'è anche un modello con le lenti più piccoline, probabilmente sarebbero anche più adatte al mio viso. Detto ciò, dicevo, c'è un sistema audio ancora più complesso, con dei driver, dei speaker che si trovano al di sotto delle asticelle, o meglio sono semi aperti, quindi abbiamo una fessura sottile ma abbastanza aperta che riesce poi a puntare, a direzionare le onde acustiche verso le mie orecchie, quindi riesco a percepire questo audio stereo con una qualità, come dicevo prima, assolutamente soddisfacente, con poi quelle che sono le smart gesture, Huawei le chiama così, che significa posso ad esempio abbassare in questo modo la musica oppure alzare con dei semplici swipe sull'asticella sinistra, oppure posso cambiare ad esempio brano con uno swipe sull'asticella destra, posso andare indietro invece se faccio il movimento opposto, posso tra l'altro personalizzare tutto ciò tramite la classica applicazione, quindi scegliere se effettuare una richiesta ad esempio all'assistente vocale oppure così fare attivare la riproduzione, insomma posso scambiarle poi a seconda delle mie preferenze. Molto simpatico e soprattutto funzionale il case, un po' rigido, semi-rigido, perché poi abbiamo qui sulla parte centrale la porta USB Type-C per la ricarica. Tra l'altro c'è anche il tastino per effettuare il pairing tramite il Bluetooth, come dicevo c'è anche il chip NFC qualora volessimo sfruttarlo, e all'interno si possono posizionare poi gli occhiali che si ricaricano tramite i pin, quindi avviene un contatto, diciamo la ricarica degli occhiali avviene qui dentro, ricarica che permette di utilizzarli con per che mi sto distraendo con la musica ricarica che permette di utilizzarle 5 ore continuativamente, se ovviamente arriviamo al massimo, e quindi è abbastanza se vogliamo fare una lunga passeggiata al sole, magari in inverno sarà meno frequente, poi lo sarà di più in primavera, quando magari anche il prezzo finale potrà essere un po' più piccolino, perché si trovano adesso in commercio qui al Huawei Store, poi arriveranno in diverse modalità a 329 euro. Ci sono poi vari bundle, varie promozioni che vi invito a leggere e a andare più nel dettaglio sia sul nostro sito ma anche sul sito Huawei, dove troverete anche altri modelli che probabilmente arriveranno più avanti, perché in realtà ne hanno realizzati due sempre da sole e uno da vista che ancora in Italia non abbiamo visto. Ultima cosa, non l'ho ancora detto, ma ci sono i sensori che rilevano quando indossiamo gli occhiali, quindi se li togliamo, diciamo, la riproduzione ovviamente si interrompe, e poi si possono gestire naturalmente anche le chiamate vocali, quindi possiamo, avendolo associato al nostro smartphone, parlare, dialogare senza avere nulla alle orecchie, indossare nulla di fastidioso, di ingombrante, e magari camminare soltanto con i nostri occhiali e chiaramente lo smartphone nelle vicinanze. Poso un attimo gli occhiali, li metto qui, pesano un pochino, quindi tengo lì, spero che non vadano via. E passiamo alle FreeBuds Studio. Dicevo, cuffie over ear con un design molto minimal, classico. Questa è la colorazione gold, come vedete c'è questa finta pelle per l'archetto, ma anche poi per i padiglioni auricolari, e invece del metallo per le aste, che si possono allungare, ovviamente a seconda poi della dimensione, la lunghezza che ci serve. Non ci sono degli scatti, ecco, tutto ciò è libero, questo meccanismo non ci dà un feedback immediato. Forse mi sarebbe piaciuto magari avere quegli stop che ci danno poi l'idea anche
per mantenerli alla stessa lunghezza, qualora poi ci secca, insomma, doverli aggiustare tutto il tempo. Design quindi assolutamente piacevole, senza particolari accenti, non mi dispiace anche qui lateralmente, ma poi protagonista ovviamente l'audio, con diverse soluzioni. Partiamo dai materiali, quindi con questi padiglioni a doppio strato che permettono di isolare davvero tantissimo quando le indossiamo da spenti. In questo momento le ho messe, siamo in mezzo alla strada, c'è di tutto, ci sono auto, tram, sento veramente pochissimo. Ma se poi vogliamo chiaramente alzare il tiro, bisogna attivarle con il pulsante accensione che troviamo qui sulla destra e attivare l'ANC, quindi la cancellazione rumore attivo, che è possibile grazie a un chip dedicato che bilancia il grado del controrumore e quindi permette poi di focalizzarci solo e solamente sulla qualità dell'audio. Qualità che è stata innalzata grazie ai nuovi diaframmi a 4 strati da 40 mm e anche a un nuovo codec proprietario che permette di abbracciare un range audio maggiore compreso tra i 4 Hz e i 48 kHz. Tutto ciò poi permette anche di effettuare uno streaming tramite chiaramente il nostro smartphone, la nostra sorgente, fino a 960 kilobyte per secondo. Cancellazione del rumore di fondo possibile in 3 diversi livelli a seconda poi del rumore circostante. E poi ci sono i tasti rapidi, o meglio la gestione di queste cuffie dell'audio, dei nostri brani tramite semplicemente il tocco. Quindi possiamo ad esempio mettere in pausa oppure andare in riproduzione i brani, andare a quello precedente o quello successivo, oppure rispondere alle chiamate, insomma le classiche gesture che possono essere anche in questo caso personalizzate all'interno dell'applicazione AI Life. Più che soddisfacente l'autonomia, ormai diciamo su questo fronte le cuffie over ear ci hanno abituati davvero benissimo, quindi si parla addirittura di 24 ore di riproduzione continua quando abbiamo l'ANC disattivato, oppure 20 ore invece con la cancellazione del rumore attivo, quindi nessun problema. E soprattutto bastano 15 minuti secondo Huawei per avere 15 minuti di ricarica per avere almeno 5 ore di riproduzione a disposizione, quindi teoricamente non rimarremo mai a secco. Mi abbasso un attimo e prendo anche il suo case rigido, molto simpatico e sicuramente protettivo, forse un po' grandicello, però ecco, anche qui si vede poi quella che può essere la cura, perché poi se acquistiamo delle cuffie del genere che stanno ad un prezzo mediamente alto, quindi si parla di 299 euro, vogliamo anche poi proteggerle bene, non lanciarle lì nello zaino. E per adesso è tutto, trovate tutti i dettagli, i bundle, le offerte, quelle che poi sono state previste sia per lo studio ma anche per gli eyewear di seconda generazione, quindi l'articolo qui sotto, e vi rimando al prossimo video. Tra l'altro abbiamo anche provato il nuovo Mate 40 Pro, date un'occhiata, ciao!